Ciao, sono io. Senti, non so come dirtelo, ma così non funziona. Ci vediamo per parlarne? Non riesco a capirti. Giuro, ci ho provato, ma non riesco a darmi una risposta. Non sei più tu. Anche adesso, è come se tu fossi da un'altra parte. Silvia, io non riesco a capirti. Nemmeno io. Avrei voluto starti vicino, far parte della tua vita, essere qualcosa di importante per te. E invece sei distante, perso in chissà quali pensieri. Hai costruito un muro che non posso oltrepassare. Sono stanca. Stanca di stare a guardare il finale di un film che ho già visto. Ella portava un braccialetto strano, una vipera d'oro attorcigliata, che viscida parea sotto la mano, viscida e viva quando l'ho toccata. Quando la Salve. Lei ha perso i sensi e adesso è in ospedale. Non è possibile parlare per via dei farmaci che le abbiamo somministrato, ma a breve starà meglio. Le abbiamo fatto diverse analisi e abbiamo riscontrato una strana disfunzione del centro del vomito. Dovrebbe lasciare che le cose accadano, che il continuo ripetersi degli eventi non si interrompa. Purtroppo non riusciamo a capire a cosa sia dovuta questa disfunzione, ma dovrebbe rendersi conto che le proprie azioni hanno delle conseguenze. Di certo questa continua perdita di liquidi non le fa bene, ma sono fiducioso. Starà meglio. Salve. Si trova di nuovo qui. Non so come dirglielo, ma questa disfunzione del centro del vomito ha portato delle conseguenze più gravi del previsto. Lei ha un tumore. L'attivazione sequenziale dei soppressi potrebbe aiutarla, ma dovrebbe riuscire ad accettare la sua situazione, a governare l'eterno ritorno. Come puoi intuire, il tumore non è operabile, quindi la mia funzione qui può dichiararsi conclusa. Non è cambiato poi molto, vero? Com'è che si dice? Più le cose cambiano e più restano le stesse. Quindi secondo te siamo destinati a commettere sempre gli stessi errori? In che senso? Se ti restasse poco tempo da vivere, e sapessi che la tua vita è uno sbaglio, cosa cambieresti? Perché me lo chiedi? Cercherei di cambiare quel poco che per me è importante. Thank you.
Ciao, sono io. Senti, non so come dirtelo, ma... Non riesco a capirti. Giuro, ci ho provato, ma non riesco a darmi una risposta. Anche adesso, è come se non fossi qui con me. Ma io sono qui con te. Non è vero, sei distante. Sono stanca. Stanca di stare a guardare il finale di un film che ho già visto. Silvia,